un minuto con Padre Pio nel coro della chiesa conventuale dei frati minori cappuccini di Sant'Anna a Foggia, un luogo che nel 1916 accolse Padre Pio da Pietrelcina. Oggi dal suo epistolario vogliamo leggervi una lettera del 27 maggio del 1914 che scrisse a Padre Agostino. Una corrispondenza epistolare che riguardava una sua figlia spirituale, che è stata importante per questo convento, per il convento di Sant'Anna. Parliamo di Raffaellina Cerase. Infatti, Padre Pio scrive a Padre Agostino: «Lessi la lettera di quella persona, ovviamente riferita a Raffaellina, che voi mi inviaste assieme alla vostra e mi permisi di darle risposta direttamente, essendo stato questo il volere del Signore. Spero di non meritare il vostro biasimo per non essermi comportato secondo il vostro suggerimento, se la libertà che mi sono presa sarebbe per arrecarvi il minimo dei disturbi», scrive Padre Pio. «Fin dal presente vi dichiaro di ritrarla intimamente». Beh, la grande umiltà di questo giovane frate minore cappuccino che scrive a Raffaellina Cerase. Ma quello che ci interessa in questa lettera in particolare è nella seconda parte, nell'ultima parte, dove Padre Pio racconta qualcosa di importante che in quel momento viveva, soprattutto per il mondo intero, per le persone che incontrava. «Padre mio, che sarà di noi quando dovremo comparire con le nostre azioni tutte dinanzi a questo nostro Dio giudice? Se tanto terrore si prova adesso ad un semplice ritirare che Egli fa del velo che occulta ai nostri occhi, ai nostri falli, per farceli ammirare nella loro deformità, che sarà?» dice Padre Pio, «quando dobbiamo comparirgli dinanzi per sostenere così il suo severo sguardo. Oh Dio, se tutti conoscessero la vostra severità, al pari della vostra dolcezza, quale creatura sarebbe così stolta che oserebbe offendervi?» E poi conclude: «Dio mio, tre volte giusto e tre volte santo, manifestate così a tutti coloro che osano offendervi la vostra severa giustizia, affinché imparino, se non ad amarvi, almeno a temervi».